Vediamo se i loro minidischi si manovrano bene quanto il TFO. A tutti i minidischi! Tornate immediatamente nella nave madre! Sbrigatevi! Ehi, Dargos! Vega sta tramando qualcos'altro! Per ora non si sono accorti di me. Ma non corriamo rischi inutili. Mi tengo in formazione. Giusto il tempo di avvicinarmi. Ecco la nave madre. Vediamo che cos'ha all'interno. Letteralmente. Perfetto. E ora, giù la maschera. Fuoco ai cannoni! Questo è per Actarus. E questo è per aver rovinato la mia dimostrazione. Fate meno gli spacconi adesso, eh? Questi minidischi non sono male. Farò rapporto al dottor Proctor. Potrebbe tornare utile. La nostra nave madre è stata danneggiata da uno dei nostri apparecchi. Non tollero ribelli tra i ranghi. Trovate quel traditore ed eliminatelo! Pensa come uno di Vega. Vola come uno di Vega. Contro di me. Ci si aspetterebbe che gli importasse di più dei loro dischi. Devo avvertire Actarus, ma prima devo abbattere qualche disco. Ne volete ancora? Perfetto. Vediamo chi di noi è il pilota migliore. Credevo fossi più forte. Fagli vedere di che cosa sei capace. L'intera terra conta su di te. Cogliamo l'occasione per contattare Goldrick. Actarus, Idargos ha appena ordinato di inviare un disco mostro al vecchio radiotelescopio. Tu distruggi il male e va. Nel frattempo, io mi occupo degli altri dischi. Le
Resta in allerta, Actarus. Ti stai avvicinando al radiotelescopio. È strano. Il posto mi sembra abbandonato. Non c'è la minima traccia di un mostro di Vega. Ho passato la vita a guardare le stelle e ora mi mandano uno dei loro guerrieri a farmi fuori. Ironia della sorte. Non temete, signore. Sono dalla vostra parte. Per esempio, non sapevo che avessimo mezzi del genere nel nostro esercito. A dire il vero, non sono di qui. Ah, sì? Allora da dove vieni, giovanotto? Da un altro pianeta. Da un altro pianeta? Come ti invidio. Mi sarebbe piaciuto visitare un altro pianeta. Ma ho visto le stelle solo attraverso il mio telescopio. Sfortunatamente, non ho avuto scelta. Sono stato obbligato ad andarmene. Che storia triste. Immagino che il tuo pianeta ti manchi tanto. Da dovunque veniamo, ne abbiamo solo uno, dopo tutto. Le vostre parole mi hanno colpito. Non so come ringraziarvi. Oh, ma io sì. Potresti dare un'occhiata alla mia vecchia parabola satellitare? C'era un tempo in cui parlava alle stelle. Non voglio che quel mostro disturbi il suo riposo. Un mostro? Contate su di me, signore. Attaccare un edificio abbandonato. La loro sete di distruzione non ha limiti. Attenzione, figlio mio. Se il mostro ti sta aspettando, potrebbe essere più furbo degli altri. Allora, dove ti nascondi, maledetto mostro? Ah, eccoti qua. Come pensavo, il mostro voleva intrappolarti in questa grande parabola. Non preoccupatevi, adesso ne dovrà rispondere a me. Aglio perforante! Aglio perforante! Raggio! Attenzione alle catene! Teniamoci a distanza! Antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Aglio rotante perforante!
Raggio antigravità! I suoi raggi si stanno avvicinando! Raggio antigravità! Gravità! Boomerang elettronici! Aglio perforante! Antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Elettronici! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Allora? Sei già stanco? Continua così, lo sconfiggerei! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Giunta la tua ora, mostro! Boomerang elettronici! Alabarda spaziale! Ormai è acqua passata. Ora possiamo contattare Alcor, padre? Sono qui, amico mio. E spero che quel mostro sia stato sconfitto, perché sono stanco di combattere. Ci vediamo al centro di ricerche. Goldrake, salto! Stacer! In posizione! Allineamento! Nel frattempo, al centro di ricerche spaziali... Il pianeta azzurro. Il sogno è quasi nostro. Sei il comandante in capo delle armate di Vega, non un poeta! Invece di perdere il tuo tempo a sognare, faresti meglio a dare ordini a questo sciocco incompetente! Gandalf,
Le nostre truppe attendono istruzioni da quando sono state sconfitte ancora. Quando ti entrerà in testa, Idargos? Sei stato tu a essere sconfitto di nuovo. E così sarà scritto nel rapporto. Le nostre risorse diminuiscono di giorno in giorno. Dobbiamo attaccare duramente e in fretta. Con tutto il rispetto, generale, su Flida avevamo... Togliti dalla nostra vista, Idargos. Dobbiamo riflettere, e subito. Qualche giorno dopo, alla fattoria Betulla Bianca... Anche quella notte, la luna era rossa. Però non proteggerò la terra stando qui a rimuginare. La tragedia di Flid non deve ripetersi. Actarus, è terribile! Che succede, padre? I dati raccolti dal centro parlano chiaro. I Veghiani hanno attaccato Tokyo e hanno preso molti ostaggi. Che cosa? Sì, molti veicoli civili sono scomparsi, compresi diversi autobus pieni di turisti e gente in vacanza. No! Venusia voleva andare in città oggi e Banta doveva accompagnarla. Si hanno preso l'autobus per Tokyo. Dobbiamo agire il prima possibile. Sali su Goldrake e parti subito. Se i Veghiani sono già qui, la capitale non ha molte possibilità. Non lasceremo che accada. Avvisate Alcor. Ditegli di raggiungermi il prima possibile. Goldrake! Goldrake, avanti! E ora fuori! Goldrake, avanti! L'intera capitale è sotto attacco! Oltre ai nostri amici, abbiamo tante persone da salvare. Andiamo!